e mi direte un altro Nero d'Avola, però questo non è soltanto un altro Nero d'Avola, questo è un grande Nero d'Avola ed è al suo decimo, la sua decima versione, il decennale del Sagana, e qui c'è Diego Cusumano che è il suo artefice. Allora, un altro Nero d'Avola oppure un Nero d'Avola con i controfiocchi? Beh, chiaramente io spero che sia la seconda delle due. È un Nero d'Avola che presenta delle condizioni particolari, perché come tu sai benissimo viene da una zona unica per questo vitigno, lo coltiviamo a 400 metri sul livello del mare a Butera, terreni bianchi, calcarei, come amano chiamare i contadini della zona, proprio Torrone quindi, Bianco. Quindi molto lontano dalla sede aziendale che ha partito. Molto lontano dalla sede aziendale, siamo a circa 2 ore e mezza di camioncino, di macchina. Viene coltivato lì, sono vigne che hanno oltre 20 anni, un'esposizione solare fantastica, siamo a 400 metri come ti dicevo, e l'altra grande caratteristica è che questo posto è a 10 km dal mare, quindi arriva anche questa brezza marina che dà una acidità e una freschezza all'uva Nero d'Avola unica. Quindi le bianche scogliere di Canicattì più o meno. Un po' sì. Io ricordo bene quando abbiamo comprato la campagna lì, siamo andati in campagna con mio padre e un contadino del posto, proprio prendendo questi trubi, si chiamano trubi bianchi, prendo questi trubi e dice: signor Cusumano, questi sono Torrone Bianco. E se tu vai lì proprio hai questa sensazione, quindi grande escursione termica, grande luce. E quindi giusto perché il Nero d'Avola ha bisogno di questi terreni qui. Esatto. Non dimentichiamo che nella zona di Noto i terreni sono simili a questi qua. Nella no? zona di Noto sono simili, hanno una caratteristica, nella zona di Noto hanno un'acidità molto più elevata sì. rispetto a quella che abbiamo qui. Quindi credo che in quella zona ci sia un buon connubio tra la potenza naturale dei vini siciliani dati dalle condizioni climatiche e l'eleganza data all'altitudine, alla freschezza, dalla certo. luce. Dico, senti, questo è il Sagana. E Sagana cosa vuol dire innanzitutto? Sagana, quando abbiamo fatto questo vino, abbiamo ripreso un vecchio modo siciliano di imprigionare un tesoro. Mi spiego meglio. Quando c'era una buona annata... Una specie di cassaforte. Esatto. Una specie di... Chiaramente molti, molti anni fa, quando c'era una buona annata... La ricchezza di un contadino si identificava col numero di botti di vino che lui riusciva a riempire. Certo. E ogni contadino cercava di nasconderlo agli altri per paura che gli venisse rubato il frutto del suo raccolto. Quindi imprigionava, nascondeva queste botti nelle celle giù e le chiudeva. Allora abbiamo voluto riprendere questa diciamo storia, piccola storia, perché il Nero d'Avola è un po' il tesoro sia dell'azienda Cusumano che un po' della Sicilia. Senti, è il mito della Sicilia. Cusumano ormai è un'azienda nota in tutto il mondo, ovviamente non fa solo il Sagana, perché insomma oggi come oggi fate parecchio vino, parecchie bottiglie, siete diventati una realtà importantissima della Sicilia, però fate anche altri vini, il Noah che è un blend di diverse varietà e poi tutta una serie di vini che sono tra bianchi e rossi, che sono un po' la spina dorsale dell'azienda, no? L'azienda, chiaramente abbiamo parlato di Butera, l'azienda si è ingrandita e ha investito moltissimo acquisendo 400 ettari di vigna in diverse parti della Sicilia. E quindi il progetto via via nel corso del tempo ha voluto identificare ogni singolo territorio unico per condizioni climatiche con un vino. Da qui sono nati l'Angimbè, è nato il Benuara, il Noir, Angimbè che è un'insolia con una toccatina di Chardonnay, il Benuara che è un blend Nero d'Avola e Syrah, è nato il Cubia che è un vino siciliano, un cru, la voglia di fare un grande bianco con un unico vitigno siciliano, cioè con l'Inzolia, uno dei vitigni più antichi siciliani. Quindi la voglia anche e devo dire che col Cubia ci siete abbastanza riusciti, perché e ogni anno tra i tuoi di... bianchi è quello che ha più carattere di tutti, mi sembra veramente un bianco ben riuscito. E quindi c'è questa grande attenzione alla vigna e avendo 400 ettari di vigne in diverse parti è giusto che ci siano... E il Pinot Nero adesso che è questa il storia? Pinot Nero che è come... Il Pinot Nero è una sperimentazione che abbiamo voluto fare a Ficuzza, in un posto fantastico... poco siciliano nell'altitudine ma molto nella dov'è sua Ficuzza? Essenza. Ficuzza, siamo a nord di Corleone, molti conoscono chiaramente più Corleone che sì, per Ficuzza. Vito Corleone. Esatto, siamo a 800 metri sul livello del mare, sono 8 ettari, un microclima fantastico per questo vitigno perché d'inverno abbiamo la neve e un clima molto rigido
e d'estate abbiamo una estate sempre mite con una grande escursione termica. Quindi un pinot nero mediterraneo? Un pinot nero con una, chiamiamolo così, con un carattere siciliano. Senti, tornando al Sagana, quest'anno sono 10 anni del Sagana. Faremo una bella verticale di questi 10 anni. Io credo che tu sia la persona più adatta a fare questa verticale, perché molti non sanno che Cusumano è stata scoperta prima che da Cusumano, da te, da Daniele, che ha assaggiato per caso una bottiglia, credo fosse di Sagana o di Noà, nel 2000 in un ristorante di Palermo. E da lì nacque un po' l'avventura. No, non era ancora uscito. Tu pensi. Non era ancora uscito, era campione alla vasca. Ecco. Sì, esatto. Quindi sono ben felice di farla. Adesso, dopo aver detto queste cose, penso che possiamo chiuderla qui, se no poi esageriamo. Grazie per questa intervista. Grazie.